Buonasera e benvenuti ad una nuova edizione del telegiornale del Friuli Venezia Giulia. È entrato in vigore l'aumento del contributo regionale sui carburanti ad uso privato nei comuni dell'area 1, ovvero quelli delle ex province di Trieste e Gorizia e alcuni comuni delle ex province di Udine e Pordenone. 29 centesimi di euro al litro per la benzina e 20 centesimi al litro per il gasolio. A queste agevolazioni si aggiunge un extra sconto di 5 centesimi di euro al litro per le vetture ibride. Inoltre, grazie all'accordo tra l'amministrazione regionale e le compagnie petrolifere, alcune di queste ultime applicheranno per il mese di settembre una riduzione del prezzo dei carburanti di 5 centesimi al litro nelle aree di Trieste e Gorizia. A partire da mercoledì 16 settembre riapriranno i punti di primo intervento PPI di Cividale e Magnago, le cui attività erano state temporaneamente sospese a seguito della fase critica del Covid-19 per convogliare tutti gli operatori sanitari presso le strutture di crisi allestite per fronteggiare l'emergenza sanitaria. Lo rende noto il vice governatore del Friuli Venezia Giulia con delega alla salute Riccardo Riccardi, confermando che la rimodulazione delle attività era unicamente legata alla necessità di recuperare professionisti e operatori da impegnare per contrastare la diffusione del coronavirus e garantire ai degenti adeguati percorsi di cura. Come più volte ribadito dalla Giunta, che in tal senso aveva fornito ampie rassicurazioni sulla continuità delle due strutture, i punti di primo intervento riprenderanno la normale operatività in considerazione del graduale ritorno alla normalità e di una situazione sanitaria che, terminata la fase acuta, consente di riavviare prestazioni e servizi precedentemente sospesi. Cambiamo argomento, è tutto pronto per un'asta di opere d'arte che si svolgerà a Romans di Sonzo sabato 5 settembre. Sono 300 le opere donate da ogni parte d'Italia per sostenere un progetto di vita nel nome di Verdiana Diaris, 46enne di origini carniche ma da tempo residente in Inghilterra, che con tenacia sta lottando contro i drammatici effetti della rottura di due vertebre cervicali dopo una caduta dalle scale di casa. Il comune di Romans di Sonzo si unisce con l'iniziativa Live is Life a una campagna di solidarietà su scala internazionale per sostenere la donna nella sua difficile battaglia per la sopravvivenza. Ce ne parla l'assessore alla cultura del comune di Romans di Sonzo, Alessia Tortolo. Life is Life, progetto per Verdiana, è un progetto fortemente voluto dall'amministrazione comunale di Romans di Sonzo, che non appena ha appreso del terribile incidente accaduto a Verdiana, ha deciso di mobilitarsi. Ed è così che abbiamo raccolto tra artisti e amici numerose opere che ci sono state donate e siamo arrivati ad oggi a circa 300 opere, che sabato 5 settembre metteremo all'asta. L'invito che vi faccio è quello di visionare la nostra pagina Facebook, Centro Culturale Casa Candussi Pasiani, per poter vedere le opere e di partecipare sabato 5 settembre. Saranno esposte a partire dalle 11:30 e poi alle 17 ci sarà l'asta vera e propria. Voglio ricordare che ci sono moltissimi artisti famosi, ci sono anche alcune opere di artisti ormai non più in vita, ma molto famosi. Ricordo Mascherini, Zigaina, Anzil e molti altri. Perciò è un'occasione importante sia per il sociale, perché potete donare con una base d'asta bassissima e aiutare Verdiana, ma anche portare a casa un pezzo d'arte molto importante. Qui vicino a me c'è Stefano Comelli, che è direttamente interessato in quanto fa parte della famiglia di Verdiana e ci racconterà qualcosa di lei. Bene, sì, Verdiana risiede in Inghilterra ormai da 20 anni, è stata una sua scelta di vita andare lì per la passione dei cavalli, che è sbocciata da piccolissima, l'ha coltivata, è diventata la sua professione, il suo lavoro. In Inghilterra lei ha costruito una famiglia, infatti vive con la figlia, quindicenne, e purtroppo quel giorno, quel fatidico giorno, l'ha cambiato letteralmente la vita. Non ha perso lo spirito, la voglia di vivere, anzi, è lei che a ogni
a ogni contatto che abbiamo ci dà l'energia per andare avanti, e l'arte, penso, e ne sono sicuro, la possa aiutare anche in questo. Questo è il progetto, per darle una nuova opportunità per una vita diversa, ma una vita. Riconquisteranno la libertà spiccando nuovamente il volo dopo essere stati curati e rimessi in forze. Nell'ambito della manifestazione Vivi e Liberi di Volare, in programma per domenica 6 settembre alla Riserva Naturale Regionale del Lago di Cornino, alcuni esemplari di grifone che gli esperti della riserva stessa hanno salvato, curato e studiato verranno reintrodotti in natura insieme a una ventina di altri animali selvatici risanati dai centri di recupero faunistico di Udine e Pordenone, che interverranno con un'azione congiunta. E uno dei grifoni pronti a librarsi nuovamente è lo splendido esemplare giovane salvato nei giorni scorsi dalla piena del Tagliamento, dove il rapace era precipitato sotto l'effetto della pioggia. A strapparlo alla morte è stato un uomo della zona, Giancarlo Gobessi, che ha raggiunto l'animale, lo ha avvolto in una coperta e portato all'oasi naturalistica di Cornino per affidarlo agli esperti. La liberazione è prevista domenica per le 11 e rappresenta il clou di una programmazione che offrirà interessanti momenti di approfondimento scientifico. Siamo alla cultura. È stato recentemente presentato a Udine il nuovo libro di Edi Fabris, giornalista e scrittore friulano, L'amante veneziana. La trama narra la storia di Sergio Castiglia, pediatra cinquantenne che, reduce da una dolorosa separazione, dopo un periodo di solitudine avverte la necessità di ritrovare l'affettività facendo vari incontri con la pittrice Monia, la studentessa Emanuela, la russa Irina, moglie di un ricco imprenditore, la campionessa di atletica leggera Cecilia e la madre di famiglia Anna, per la cui figlia Maila il medico prova attrazione. Il protagonista crederà di risolvere i problemi con una soluzione coinvolgente, testimonianza di un vissuto in cui i sentimenti sono labili e sfuggenti. Torna con la 34esima edizione Castelli Aperti Friuli Venezia Giulia, l'appuntamento più atteso per conoscere la storia e la tradizione del Friuli Venezia Giulia attraverso manieri, dimore e parchi privati normalmente chiusi al pubblico. Dopo l'annullamento dell'edizione primaverile a causa dell'emergenza Covid-19, si torna in tutta sicurezza sabato 26 e domenica 27 settembre con 14 dimore su tutto il territorio regionale e due importanti novità: il Castello Canussio a Cividale del Friuli e la Rocca di Monfalcone. Le visite saranno organizzate in gruppi poco numerosi. Ogni dimora potrà gestire gli accessi con diverse modalità a seconda delle esigenze degli spazi e alcune saranno visitabili su prenotazione. Sul sito www.consorziocastelli.it saranno pubblicate le regole per l'accesso e per l'eventuale prenotazione per ogni singolo castello. L'emergenza non ferma le celebrazioni per la 23esima giornata mondiale dell'Alzheimer. L'associazione Alzheimer Udine Onlus, infatti, ha deciso di organizzare un'occasione di riflessione e approfondimento. L'appuntamento è per venerdì 4 settembre dalle 15 sotto la loggia del Lionello a Udine per un incontro aperto a tutta la cittadinanza con obbligo di prenotazione nel rispetto delle norme anti-Covid. Il programma prevede in apertura i saluti dell'assessore comunale alla salute Giovanni Barillari e della presidente esente. Spazio quindi all'esibizione del coro The Messenger Mass Choir. Dopo la prima parte musicale sarà la volta della tavola rotonda con il neurologo Cancelli e la neuropsicologa Sara Naliato, che affronterà gli aspetti inerenti alla malattia nel contesto familiare. Bene, questa era l'ultima notizia, grazie per averci seguito, un saluto da Mayra Trevisan, in regia Davide Nucera, buon proseguimento con i programmi di Caffè TV 24.